Le mani di Putin hanno condizionato il referendum del 4 dicembre e un po' tutte le elezioni che si sono tenute in giro per il mondo. Grecia, Spagna, Germania, Francia, America, con le elezioni di Trump. Questo è quello che sarebbe venuto fuori da, diciamo, un paper, uno studio condotto da alcune personalità, tra le quali c'è anche Biden, ex presidente degli Stati Uniti d'America, che ha dichiarato che non solo la Russia è intervenuta nelle varie elezioni, nelle questioni politiche del nostro paese, e interverrà anche alle prossime, ma che lo ha fatto in maniera sistematica attraverso il web. E che ci sono delle relazioni strettissime, quindi anche politiche, non solo mediatiche, con Movimento 5 Stelle e Lega Nord per quanto riguarda l'Italia. E in alcune commissioni d'inchiesta americane, per quanto riguarda appunto Russia Gate e compagnia dicendo, gli advertiser, alcuni dirigenti di Facebook ed altre compagnie web, hanno dichiarato che sono arrivati investimenti nella campagna elettorale USA pari a 134 milioni di euro in advertising politico, cioè in dei gruppi molto vicini a Putin hanno investito per una campagna pro-Trump e anti-Clinton 134 milioni di euro in advertising. Ora, e quindi anche in fake news. Ora, molti ovviamente cosa stanno dicendo? Che è il solito complotto dei poteri forti, che i condizionamenti ci sono da sempre, bla 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 bla. Vedete, quando Obama magari dice una frase, dà un endorsement a un referendum o a un'elezione, è un'ingerenza politica che lascia il tempo che trova. Nel senso, sì, il Presidente degli Stati Uniti dice come la pensa su un determinato momento politico in un paese, il Presidente russo potrebbe fare lo stesso e a nessuno dei due verrebbe in mente diciamo, di contestare ad entrambi un'eventuale ingerenza. Perché comunque sia Putin che gli Stati Uniti d'America sono partner in qualche modo di stati o continenti interi o istituzioni come la NATO, l'ONU, l'Unione Europea, quello che volete, quindi una loro opinione, un loro endorsement è chiaro che possa essere dato e penso che non ci sia un condizionamento sporco di quella campagna elettorale. Mentre quando si finanziano 134 milioni di euro in advertising online, si stia gettando, soprattutto per divulgare e far girare fake news, si stia gettando una bomba sporca che è una vera e propria ingerenza nella politica di un altro Stato. Siete d'accordo con me? Lasciamo perdere se sia vero o falso, perché so che mai potrò battere un pregiudizio di un complottista o di un pro-Putin che dirà sicuramente: no, ma Putin è innocente, è tutto falso. Questo è l'America che lo dice. Credete ancora all'America? Lo so come il ragionamento dell'idiota medio, cioè non gli importa che ci siano dirigenti di compagnie online che hanno dichiarato giurando in commissione di inchiesta. No? Facciamo finta che sia falso, però siete d'accordo con me che, come principio, se gli Stati Uniti o la Russia avessero fatto questo in un'eventuale campagna politica, si sarebbe trattato di un'ingerenza che non va bene. Siamo d'accordo, no? E allora è divertente, molto divertente pensare a tutta la retorica dei poteri forti. La retorica dei poteri forti che vorrebbe appunto che ci sono dei grandi gruppi di interesse, delle grandi lobby, che sono delle piovre e che stendono i loro tentacoli sulla nostra esistenza, condizionandola e facendoci andare da una parte o dall'altra, come se noi fossimo le marionette guidate da questi tentacoli, e che sono appunto poteri forti terribili.
Questa retorica però è una retorica, cioè è un buon modo di fare propaganda e di accaparrare voti, soprattutto dei gonzi, dei creduloni, no? Perché i poteri forti vi vogliono ammalare, perché i poteri forti vi vogliono così, perché i poteri forti ci uccidono, no? Retorica spiccia da quattro soldi, senza un minimo elaborazione di pensiero, senza il minimo approfondimento culturale, senza il minimo approfondimento di studio, nulla. So, è cialtronate da bar che appunto funzionano sui gonzi e sui frustrati. Generalmente, se sei del Movimento 5 Stelle, sei un disoccupato che sta aspettando solo che il proprio partitino lo vinca e crei il reddito di pigrizia, cioè tu stai a casa, ti gratti la panza tutto il giorno e ricevi il reddito di pigrizia. Ecco, quando sei frustrato perché magari vedi che ci sono persone che invece si impegnano, creano un lavoro, si danno da fare, no? È ovvio che tu dici, no, ma quello ce l'ha fatta perché c'è la cultura del sospetto, la cultura dell'invidia di chi ce l'ha fatta. E allora questi sono frustrati, odiano il mondo che ce l'ha fatta. Quindi quando Renzi, ad esempio, racconta che ci sono 980.000 posti di lavoro ottenuti col Job Act, il grillino che sta a casa perché aspetta il reddito di pigrizia mica dice è colpa mia che non mi sono dato da fare, non ho sfruttato tutta questa dinamica che il Job Act e i finanziamenti hanno creato. No, Renzi non è vero che ha creato quei posti di lavoro, quindi l'istitmente c'è il complotto perché i poteri forti e il referendum costituzionale lo vogliono i poteri forti. Questi poteri non capisco mai poi perché sono definiti forti. Sono definiti forti perché sono forti, per essere forte vi vince, cioè la Juve è forte perché anche a culo vince, come è successo contro l'Inter, anche a culo ha pareggiato la Juventus, no? Ecco, per essere forte secondo me devi dimostrarlo. E allora i poteri forti volevano la Clinton ma perde, i poteri forti non volevano la Brexit ma avviene, i poteri forti non volevano il referendum ma volevano il referendum ma il popolo ha detto no, quindi perché sono forti? Non è che magari sti poteri forti non sono così condizionanti, ci sono dei poteri ancora più forti che invece condizionano, come ad esempio la Russia con tutto il suo sistema di bot, troll, hacker, fake news e investimenti pubblicitari online. Però se lo fa l'America, il demone Yankee, schifo, stato imperialista. Se lo fa la Russia, non è imperialista, quello Putin, cavalca gli orsi, ci fanno i meme su Facebook, può essere cattivo. Cioè Putin fa i meme su Facebook, già fa ridere, io rido, no? Al bar all'amico gli caccio il cellulare e faccio guarda Putin che fregno che va sull'orso, guarda come l'ombrello rivolto verso il sole dice che l'ombrello serve a difendere il sole da Putin, no? Retorica, cialtroneria, per retorica dei poteri forti, cialtroneria, veri complotti, vere ingerenze che però vengono ignorate da tutta una serie di frustrati. Ed è notizia di questi giorni che il Partito Democratico di Renzi ha i minimi storici nei sondaggi, 25% ci è arrivato solo Bersani, che altri partiti sono in crescita, altri in diminuzione, tipo anche la Lega verso qualcosa, Berlusconi è risalito, Berlusconi è un potere forte che però è apprezzabile. E allora tutto questo per dirvi cosa? Di quanto è stupida la polemica contro le fake news. Avete visto che ci sono state persone, e soprattutto diciamo appartenenti a certi partiti politici, che appena in Italia si è parlato di legge sulle fake news, senza neanche sapere quali fossero le intenzioni del legislatore, senza aver letto un progetto di legge, senza aver letto un disegno di legge, si sono buttate contro a prescindere, che schifo, le vere fake news le dite voi. È ovvio che questi abbiano la coda di paglia, perché loro funzionano, cioè il consenso che stanno acquisendo nei sondaggi e l'abbassamento dei sondaggi di altre forze politiche deriva da questo sentito che crea questo movimento troll e di ingerenze degli altri stati. Renzi è cattivo e antipatico perché ci sono i troll, i commentatori che sono pagati dappertutto a dire che lui non ha fatto niente, c'è la bufala che va in Maserati, c'è la bufala che lui ha fatto questo, c'è la bufala che ha rubato, c'è la bufala che lui è a favore delle banche, c'è la bufala che la questione di Branca Etruria è sua, c'è la questione che la Boschi e c'è il padre che ha fatto questo e quest'altro. Nessuno che si è degnato di sentire l'audizione in commissione banche del procuratore che sta indagando sulla questione, nessuno se ne è degnato, scoprirebbe che
oltre a un'indagine che penso sia dovuta su tutti quanti, quindi anche sul padre Laboschi, rinviato al giudizio, il padre Laboschi non è, che a quanto pare non può essere, non gli si può imputare un reato penale, in quanto il reato penale deve rispondere personalmente chi l'ha commesso, e pare che quegli atti che hanno portato al fallimento della banca non siano stati firmati da Boschi o perché non aveva il potere o perché non c'era in banca fisicamente o perché in quel momento non ricopriva un ruolo. E allora la gente adesso li troll, questi che girano la fake news delle banche. Allora, come dicevo in un altro video sulle fake news, è ora che lo Stato si prenda in carico non solo la salubrità delle persone, il loro benessere psicofisico, e quindi imporre per legge la vaccinazione, come ha portato ottimi risultati di imporre per legge, o comunque creare una fattispecie che imponesse in qualche modo, che punisse in qualche modo chi non rispettava il codice della strada, prendi appunti, quindi non ti metti la cintura, tac, succede questo, tac. Non solo si deve occupare di questo lo Stato, perché quando lo fa ottiene dei successi, e si va anche fuori dalla retorica di ma è un'altra, è sempre un'altra la soluzione, quella più lunga. La soluzione giusta è sempre quella più lunga, no? Ma creiamo cultura, facciamo divulgazione, parliamo di questo, convinciamo nelle scuole, tutti argomenti che sono validi, li trovo corretti, ma che la politica nella sua funzione di rispondere all'emergenzialità deve tener da conto e applicare, ma che deve trovare una soluzione anche immediata e non di lungo periodo. Ma di questo ne abbiamo già parlato. E allora che si introduca, che si continui a parlare, anche se adesso questo dibattito è rientrato, di normare le fake news, perché come ho detto in un altro video, non bisogna bloccare le fake news nel senso la libertà di pensiero, di espressione, di parola, oltre quello che già è limitato, perché tu il pensiero puoi dire quello che vuoi, l'espressione è limitata per legge, anche perché si è scritto sulla Costituzione. Io dico soltanto che davanti a queste notizie, fake news, ingerenze di stati esteri, eccetera, eccetera, è necessario predisporre degli strumenti legislativi che possano riuscire a riparare l'offensività delle fake news. E per offensività cosa intendo? La diffamazione, l'ingiuria, la calunnia, la paura, procurato allarme, tutte cose che già ci sono, riuscire a creare uno strumento che sia proprio agganciato a rispondere alla velocità con cui l'offensività di questi mezzi procede, insomma, si propaga. Quindi è necessaria quella discussione. Non lasciamola indietro. Periodicamente tornerò sulla questione fake news perché è un argomento a cui tengo. Ciao a tutti, alla prossima.